Ora c'è l'ultima parte, la richiesta D del problema. L'esperimento vero, realizzato anziché con il disco vero di Faraday, con la ruota dentata di Barlow, di cui è noto il raggio, 60 cm, il campo B 1,8 Tesla, valore enorme, e la resistenza complessiva del circuito, 0,22 Ohm. La ruota è messa in rotazione da un motorino e per la lettura, la misura della velocità angolare, si utilizza un sistema di sensori fotoelettrici, uno dei quali emette per esempio un raggio infrarosso e l'altro lo riceve. Il segnale è interrotto dal passaggio dei raggi della ruota di Barlow e un contatore conta il numero di interruzioni, in un certo intervallo di tempo misurato da un cronometro. La corrente elettrica si misura con un amperometro collegato al circuito gamma, che è questo. Questi grafici riportano il numero di interruzioni in funzione del tempo trascorso per quattro velocità angolari diverse. Qui c'è il tempo che scorre in secondi e qui le interruzioni del segnale infrarosso. Sono quattro diverse ripetizioni dell'esperimento con quattro diverse velocità angolari e quindi quattro diverse intensità di corrente generate dalla ruota di Barlow per effetto dell'induzione elettromagnetica. Questi grafici sono stati ottenuti da tabelle sperimentali che riportano il numero di interruzioni del segnale in funzione del tempo che scorre. E le quattro tabelle sono queste: il tempo scorre, il numero delle interruzioni. Questa tabella si riferisce alla prima velocità angolare, quando la ruota gira più lentamente e quindi produce meno corrente. La seconda tabella è fatta per una velocità angolare maggiore, che produce più corrente elettrica indotta. E infatti vediamo che per esempio gli stessi 400 giri sono percorsi in meno secondi rispetto a prima. E poi ci sono le ultime due tabelle con velocità angolari e correnti ancora maggiori. Si chiede di costruire una tabella con quattro righe che esprime la corrente prodotta dall'induzione elettromagnetica in funzione della velocità angolare di rotazione del disco, della ruota, quindi I in funzione di omega, e di dedurre da questa tabella la dipendenza lineare della corrente I dalla velocità angolare omega. Cosa che è intuitiva, perché abbiamo detto che più veloce ruota il disco di Barlow e più corrente elettrica produce. C'è da determinare la pendenza di questa funzione lineare sia attraverso i valori sperimentali di questa tabella a quattro righe che attraverso un procedimento teorico, e poi bisogna confrontare i risultati ottenuti per vedere se coincidono. Questa è la ruota di Barlow con il circuito gamma. Sappiamo che il campo elettromotore indotto dalla periferia, dal bordo del disco, verso il centro genera la FEM, la forza elettromotrice indotta, e genera anche la corrente elettrica in senso antiorario. La forza elettromotrice indotta l'avevamo già calcolata e effettivamente è proporzionale alla velocità angolare di rotazione omega. Inoltre la FEM produce la corrente elettrica secondo la legge di Ohm applicata a questo circuito gamma. F uguale RI. Confrontando queste due espressioni possiamo ricavare la relazione teorica che c'è tra la velocità angolare e la corrente elettrica prodotta. È una relazione di causa-effetto. Più la ruota gira velocemente, velocità angolare, e maggiore è la corrente elettrica prodotta. Quindi uguagliamo queste due espressioni che rappresentano la FEM e ricaviamo I in funzione di omega e troviamo questa funzione qua, che è di tipo proporzionale come suggerito dal testo del problema. Una dipendenza lineare della corrente dalla velocità angolare. Dipendenza lineare della corrente elettrica dalla velocità angolare. E determinare la pendenza coefficiente angolare sarebbe la costante di proporzionalità. Ora lo facciamo mediante il procedimento teorico. Questa è la costante di proporzionalità. Andiamo a sostituire i valori che già conosciamo. Campo B, raggio della ruota, resistenza del circuito e otteniamo 1,473 coulomb. Coulomb è l'unità di misura che esce fuori da qua, infatti Tesla, Newton su ampere metro, metro quadrato diviso Ohm, un metro si semplifica, Newton metro Joule, ampere Ohm è volt e quindi coulomb. Anche se non è richiesto espressamente dal testo del problema, andiamo a fare il grafico di questa dipendenza lineare della corrente elettrica in funzione della velocità angolare di rotazione. Questa è la velocità angolare, questa è la corrente elettrica. L'esperimento è stato ripetuto 4 volte con 4 diverse velocità angolari, che sono queste che ancora
dobbiamo calcolarle, però vedremo che saranno questi quattro valori. E le quattro correnti prodotte sono questi valori qua, che sono noti dal problema sia dal grafico che dalle quattro tabelle, un valore, il secondo valore, il terzo e il quarto valore di corrente. Quindi per adesso abbiamo risposto a metà di questa richiesta D, quella metà che riguarda soltanto le considerazioni teoriche. Ora passiamo alle considerazioni sperimentali e c'è da ricavare le quattro velocità angolari, cioè questi quattro valori. Cominciamo dalla prima tabella, che ci dice che dopo 39 secondi circa il sensore ha registrato 100 interruzioni, poi 200, 300 e 400. Il numero delle interruzioni diviso l'intervallo di tempo T ci dà la frequenza delle interruzioni, che però non è uguale alla frequenza con cui ruota il disco di Barlow. Infatti la frequenza di rotazione del disco la chiamiamo Ni e rappresenta il numero di giri al secondo che fa questa ruota. Invece il numero delle interruzioni al secondo, cioè la frequenza delle interruzioni, è quadrupla, perché nella ruota ci sono quattro diametri, cioè no, due diametri, quattro raggi. Comunque, per ogni giro della ruota ci sono quattro interruzioni, quindi le interruzioni avvengono con una frequenza quadrupla rispetto alla frequenza di rotazione del disco. Siccome noi vogliamo la frequenza di rotazione del disco, allora dobbiamo dividere per 4 la frequenza delle interruzioni. Quindi dobbiamo dividere per 4 questo rapporto, 4n diviso 4t. Ora che abbiamo la frequenza di rotazione della ruota, passiamo alla velocità angolare, che è l'angolo giro diviso un periodo, 2π greco radianti diviso un periodo, quindi 2π greco per la frequenza di rotazione della ruota. Ricordiamo che la frequenza di rotazione è l'inverso del periodo. L'obiettivo di questi calcoli è ricavare omega, la velocità angolare di rotazione della ruota, dai valori sperimentali riportati in tabella. Quindi in pratica di ricavare omega dalla frequenza delle interruzioni. Quindi prima abbiamo espresso omega come 2π greco ni di rotazione della ruota, che è un quarto della frequenza delle interruzioni, e quindi al posto di ni riportiamo questa formula qua, trovando alla fine omega uguale pi greco mezzi n su t. I valori di n, cioè le interruzioni, e il tempo nel quale queste n interruzioni avvengono, sono riportati nella tabella e quindi ci permettono di ricavare omega. I calcoli sono effettuati qua sul foglio Excel. Questa è la tabella riportata dal problema. Qui c'è il calcolo n diviso t, che è la frequenza delle interruzioni, cioè il numero di interruzioni al secondo. E in questa colonna c'è la velocità angolare ottenuta moltiplicando questa frequenza di interruzioni per pi greco mezzi, come indicato da questa formula, la frequenza delle interruzioni per pi greco mezzi. Vediamo così che la velocità angolare è di 4 radianti al secondo. In pratica si tratta di un po' più di mezzo giro della ruota al secondo. Vediamo anche che la velocità angolare si mantiene costante dopo 100, 200, 300, 400 giri, quindi si tratta veramente di un ottimo moto circolare uniforme quasi perfetto. Come dice anche il testo del problema, il motorino è capace di portare la rotazione della ruota in brevissimo tempo a una velocità angolare omega costante, quindi la parte di accelerazione, l'accelerazione angolare iniziale, è trascurabile. Finora abbiamo utilizzato la prima tabella, adesso facciamo gli stessi calcoli con le altre tre tabelle per calcolare la velocità angolare del secondo esperimento, del terzo e del quarto. Questa è la seconda tabella e con gli stessi calcoli di prima vediamo che la velocità angolare si mantiene praticamente costante al valore 5,2 radianti al secondo, quindi una velocità angolare maggiore di prima. La terza tabella, velocità angolare 6,1 radianti al secondo, siamo quasi a un giro al secondo come frequenza. E infine la quarta tabella, con velocità angolare di 7,5 radianti al secondo, quindi abbiamo superato un giro al secondo di frequenza della ruota. Anche se questo grafico in pratica non serve per risolvere il problema, perché bastano le tabelle con il numero delle interruzioni, però si può comunque ricavare facilmente la legge fisica che esprime queste quattro rette passanti per l'origine, cioè che esprime la relazione fra il numero delle interruzioni e il tempo che scorre.
Basta invertire quest'ultima formula che abbiamo appena utilizzato per calcolare la velocità angolare e isolare n. Così si ricava n in funzione del tempo che scorre. Questa è la formula. Si vede ovviamente che il numero delle interruzioni del segnale è proporzionale al tempo che scorre e la costante di proporzionalità in pratica dipende dalla velocità angolare, che è ovvio, perché se la ruota gira molto velocemente in un dato tempo, intervallo di tempo, il sensore registrerà molte più interruzioni del segnale. Quindi le interruzioni sono proporzionali al tempo secondo un fattore di proporzionalità che dipende dalla velocità angolare. È proprio questo grafico. Le interruzioni 100, 200, 300 e 400 sono proporzionali al tempo che scorre. Per esempio prendiamo il primo grafico. 100 interruzioni si hanno dopo 20 secondi. Se io prendo un tempo doppio, 40 secondi, avrò il doppio delle interruzioni, 200. Un tempo triplo, 60 secondi, avrò 300 interruzioni, il triplo. E la pendenza di queste rette dipende dalla velocità angolare. Infatti, nella prima ripetizione dell'esperimento, anzi no, questa è l'ultima ripetizione dell'esperimento, quella con la velocità angolare maggiore, la pendenza della retta è massima rispetto alle altre ripetizioni dell'esperimento. Questo è il primo esperimento fatto con la velocità angolare più bassa. E infatti per arrivare a 400 interruzioni del segnale serve molto più tempo. Comunque chiudiamo questa breve parentesi sull'analisi di questo grafico e notiamo che al crescere della velocità angolare, cioè spostandosi da una retta, dalla retta di destra a quella di sinistra, aumenta anche la corrente elettrica indotta nel circuito. Qui ho riportato lo stesso grafico e qui con Excel vediamo come la velocità angolare crescendo da 4 radianti al secondo, 5,2, 6,1, 7,5, produca nel circuito gamma una corrente indotta sempre più grande, 5,9 A, 7,7, 9,0 e 11. Il testo del problema chiedeva di costruire una tabella con 4 righe che riportasse per ciascuna delle 4 velocità angolari la corrente elettrica prodotta. Questa è la tabella richiesta con le 4 velocità angolari e le corrispondenti 4 correnti elettriche prodotte per induzione elettromagnetica. Io ho aggiunto anche una quinta riga perché se la ruota non gira, sta ferma, non produce corrente elettrica. Il grafico corrispondente che ci dà la corrente elettrica prodotta in funzione della velocità angolare è questo grafico qua e possiamo calcolare il coefficiente angolare di questa retta, cioè la pendenza, per ciascuno di questi 4 punti sperimentali dividendo la corrente diviso la velocità angolare e lo stesso per gli altri punti, la corrente diviso la velocità angolare. Questo calcolo è eseguito qua, corrente diviso velocità angolare, e vediamo che questo rapporto si mantiene praticamente costante, pari a 1,471 coulomb. Dunque anche dalla tabella sperimentale, questa, abbiamo dedotto una dipendenza lineare della corrente dalla velocità angolare e determinato la pendenza. L'ultima cosa che rimane è confrontare questa pendenza che abbiamo ottenuto attraverso i valori sperimentali, cioè questo valore qua, con la pendenza calcolata prima mediante procedimento teorico per vedere se i due risultati coincidono. La pendenza trovata prima era questo valore qua, 1,473 coulomb, che è praticamente uguale a questo 1,471 coulomb trovato con la tabella sperimentale.